Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io mi chiamo Simone Graffano. Oggi in questo video andremo a giocare ad un gioco, cioè che ho riportato molto tempo, per molto tempo, ovvero City Smash. È uscito City Smash 2, ma per adesso non posso fare un video perché non ho tanta connessione. E poi il video va male, la mia voce si sente dopo. Ci ho provato, ma la mia voce continua a sentirsi dopo. Ci ho messo di tutto per sistemare, ma non funziona. City Smash 1 hanno aggiornato alcune cose, ovvero hanno aggiornato moltissime cose. Adesso vedremo cosa hanno messo in più oppure cosa hanno messo in meno. Controlliamo. Allora. Ok, allora, cosa vedo in più? Questa città non c'è. E quell'aereo ma neanche c'era, se non sbaglio. Se non sbaglio neanche c'era, quindi. Ok, controlliamola con una cosa. Questa città è nuova, da come ho capito. Infatti siamo su una nuova città. Ok, ho visto pure un aereo di qua. I fulmini hanno riaggiunto. I fulmini che prima penso che non c'era prima. Quest'uomo chi è? Ok. Altre cose nuove. Non ne vedo a parte quest'uomo. Ok, hanno riaggiunto lo tsunami che prima non c'era. Prima lo tsunami ero sicuro che non c'era. Altre cose nuove non ne vedo. Io direi di provare di nuovo. Ok, è tutto messo a massimo perché quando io prima ci giocavo mettevo tutte le cose a massimo e. Sì, me lo ricordo. Abbassiamo un po' tipo così, vediamo. La distruzione, sì, vabbè, 100 bombe, ora tira. Facciamo una bomba. Infatti, una bombetta. Che fa lo stesso male. Fuoco d'artificio. Che fa esplodere. Mai visto un fuoco d'artificio così. Poi, vabbè, questa la possiamo tirare. Lo sappiamo che fino fa. La grafica lo so che non è una delle migliori, però se io metto la grafica migliore, per adesso non potrei fare video. quindi di già sta laggando così il gioco, raga, quindi immaginatevi con la grafica migliore. Non consiglio. Allora, bomba fatta. Adesso vediamo questo, che prima c'era, se non sbaglio, sì. C'era di già da altri aggiornamenti. Questo qui è velocità. Riproviamo. Si può dire che l'abbiamo provato. Mentre questo tasto. Ah, per farlo esplodere direttamente così. Ok. Il vento lo mettiamo un po' a 50. Sì, però è tipo un po' esagerato. Volevo dire, un po' esagerato mettere la 50 e di già fa sto casino. Cioè, io voglio dire, se lo metto ora a 100, che cosa fa? Ah, pure c'è di più, 150. Fa volare tutto. Infatti, pure l'aereo, guarda, l'aereo che volava. Cioè, tutto lo fa mettere a destra. È un po' esagerato, a 50 di già. Fa rompere tutti i palazzi. È ovvio che a 150 fa eliminare tutto quello che c'è. Esagerato, sì. Dovrebbero un po' fissare. Sì. Allora. Ok, vediamo invece Tornado. Che questo qui non si può potenziare, ma è di già forte di suo. Di già forte di suo, sì, si può dire così.
Molto bello, molto bello. Lo lasciamo così un po'. Ok, terremoto lo abbassiamo, che così manco un palazzo resta. Ecco, forza, lo mettiamo a 1. Non fa niente. Non me l'aspettavo. Mettiamo che adesso il vulcano tira 10 di meteoriti, palle di fuoco, tanto sono lo stesso forte, 10, non è che. Ecco, un aereo che spunta dal nulla. Sono davvero forti, anche se sono 10, però sono forti. Sono come meteoriti, raga. Come meteoriti, uguale. Poi che cosa c'è? Ok. Poi c'è questo. Un normale temporale. Utilizziamo i mostri. Calamaro, c'è cioè, il polpo, subito. Distrugge tutto, 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 tutto. Poi, qui è un po' rimasta ancora di. Questo è Godzilla, vero? Che neanche ci assomiglia, in effetti. Vabbè, distrugge tutto. Lo dovrebbero un po' potenziare. Perché poi c'è il Verma che distrugge tutto proprio, tutto, tutto, tutto. Vabbè, qui ormai non è rimasto più niente, ovvio che non distrugge. Però se rifaccia la mappa, distrugge. Poi c'è un alieno che manco so come si chiama, può essere l'hanno preso da un film, ma io non ho mai visto una tipologia di film. Si abbassa. Sì, si può dire che è potente. Poi c'è una nuova cosa. Lo proviamo qui. C'è una nuova cosa. Chi è? King Kong? King Kong si può dire, va. Ok, spinge tutto. Questa mossa. L'ho capita questa mossa. Questa invece. Ah, questo da solo pugni, ho capito. Accettabile, dai, si può accettare, si può accettare, si può accettare. Questo qui. Si è buttato proprio lui. Questo qui tira bomba. Questo qui. Capito, capito, capito. Io direi di provarlo su questa che ci sta molto. Distrugge tutto praticamente se lo fai per sbaglio. Qui rialzi e qui riabbassi. Ma si può anche abbassare ancora di più, ancora di più. Ho capito. Qui. Ah, l'acqua normale praticamente. E adesso è ora di provare l'ultimo disastro, ovvero lo tsunami. Tutto qui. Tutto qui veramente. Cioè, questo famoso tsunami fa solo questo? Ma seriamente, perciò. Cioè, aspettate, può essere ancora non è finito. Faccio un po' abbassare così l'acqua si toglie. Vabbè, qui si sta distruggendo tutto perché sto togliendo proprio io l'acqua. Facciamo un po' togliere l'acqua a queste cose. No, 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 questo palazzo cadrà sopra. Ah, non cade sopra. Facciamo un po' togliere l'acqua. Cioè, seriamente. Non fa niente questo tsunami. Cioè, neanche si può potenziare. Neanche si potrebbe potenziare, tipo, per aumentare la sua forza. Che so. Cioè, niente fa. Cioè, un po' li muove. I palazzi li muove, sì. Ma non così tanto da proprio dire, oddio mio, fa spaccare tutto. Cioè, sono un po' rimasto deluso, raga. Sono un po' rimasto deluso per lo
l'ultima parte dello tsunami, ma non mi aspettavo che era così fiacco. Mi aspettavo che, perché in effetti nei film, se vedete film dove c'è uno tsunami, raga, spacca tutto, mentre questo non fa praticamente niente. Niente fa. Vabbè, ragazzi, io direi che questo video si può concludere qua. E quindi noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!